Ciao Simona. È da anni che giochi ad altissimi livelli della pallavolo, sei stata in diverse squadre, hai girato diverse nazioni e hai avuto una lunga esperienza anche in nazionale olandese. Come ti senti da quest'anno con una neopromossa con l'obiettivo della salvezza? Sono molto contenta di giocare qua, si sente qua che tutti sono molto entusiastici e fiera di giocare in questa lega. Sì, questo si sente, penso che si sente anche il nostro spirito, che non ci fermiamo mai, diamo sempre il massimo e così abbiamo anche vinto contro le grandi squadre, esatto. Dunque sono molto contenta. Anche la tua ex squadra, tra l'altro. Esatto, sì, Novara, sì. È stata una forte emozione, immagino, per te. Sì, sì, era una grande partita e bellissimo che la potevamo vincere. E che cosa ti ha portato a rinunciare alla nazionale invece? Prima voglio dire che sono molto fiera e contenta che potevo giocare per così tanti anni a nazionale, perché abbiamo sempre costruito e lavorato obiettivi più alti, okay. E con alla fine anche Rio de Janeiro. Siete alle Olimpiadi? Sì, alle Olimpiadi. Okay. Questa era una grande cosa per noi, siamo arrivati quarti e questo era un grande successo per noi. Dopo ho capito e sentito che volevo un po' più di tempo per la mia vita e volevo per esempio finire i miei studi. E che cosa studi? Psicologia, sì, sì, adesso l'ho finito, dovevo sempre fare un tirocinio che finalmente potevo fare. Volevo anche stare più con le persone amici, che sono importanti per me e per avere in generale un po' di tempo per me. Sì, anche perché nella vita non c'è solo la pallavolo. Esatto, e era molto bello ma anche duro sempre fare l'estate e l'inverno tutti gli anni. E a inizio stagione hai avuto la sfortuna di confrontarti con un infortunio che ti ha tenuta ferma per diversi mesi. Mm-hmm. Come hai affrontato questa situazione e è stato facile per te uscirne? All'inizio era un po' difficile per me, ero un po' triste che non potevo iniziare subito, che volevo stare più vicino alla squadra, volevo dare anche io il mio massimo, ma dovevo avere un po' di pazienza, ma sono molto contenta che mi hanno dato il tempo di recuperare e anche che la squadra ha fatto benissimo, che già subito dall'inizio hanno giocato bravissime e anche per questo siamo già salve molto presto. E anche senza la tua presenza in campo sono riuscita comunque a iniziare alla grande questo campionato. Esatto, e penso che questa è una molto forte di nostra squadra. E non ti sentivi un pochino in disparte appunto perché non potevi dare quello che volevi in campo, specialmente nei primi mesi? Penso che quando sei nuovo in una squadra vuoi anche farti vedere. Farti vedere, vuoi aiutare il più possibile e non lo potevo fare con giocare, dunque ho provato di aiutare i miei compagni e ho provato così. E comunque siete riuscite ad arrivare alla salvezza con 7 giornate d'anticipo, sì, che per una neopromossa non è assolutamente male. Sì, sono molto fiera della nostra squadra che abbiamo fatto così bene quest'anno già e spero che possiamo finire anche con qualche grande partita. E per il futuro invece come vedi la tua carriera? Ah, bella domanda. Dopo questa stagione devo prendermi un po' di tempo e pensare che voglio fare. Ok, io spero che sarai ancora con noi, mm-hmm, e ti auguro il meglio sia per grazie te nella tua vita sia come carriera pallavolistica. Ok, grazie mille. Ok, ti ringrazio. Mm-hmm. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.